Ritorniamo in onda con Voce delle Chiese, sarà turno Daniela Grill oggi in co-conduzione del programma e ci spostiamo dopo essere stati lungamente a Roma e adesso ci spostiamo oltre Alpe in Svizzera a Zurigo, ma restiamo sempre nell'ambito delle nostre chiese perché la chiesa valdese di lingua italiana di Zurigo, che molti di voi conosceranno, promuove diversi progetti e iniziative di cui abbiamo parlato diverse volte, ma oggi, visto che siamo in tempo del creato, oggi sapete che è la mia fissazione di oggi e visto che siamo appunto nel periodo giusto, abbiamo pensato di parlare con il pastore della chiesa valdese di Zurigo, Herbert Anders, di alcune iniziative realizzate o che realizzeranno appunto sul tema del creato. Allora, il pastore Herbert Anders probabilmente molti di voi lo conoscono perché è stato lungamente in Italia come pastore battista, adesso si ritrova a essere ufficialmente quest'anno pastore della chiesa valdese zurichese, è stato presentato al sinodo di quest'anno dopo 2 anni di prova, quindi il giovane pastore che in realtà ha una lunga esperienza come pastore da noi in Italia, adesso anche a Zurigo, ci racconta un po' quali sono le iniziative che la chiesa porta avanti. In particolare avete avuto molto recentemente 2 iniziative particolari che ci hanno molto incuriosite. Eh sì, tutte e due legate all'ambiente. Intanto buongiorno Herbert, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, grazie a te della disponibilità. Molto impegnata nel settore ambientale la Chiesa Evangelica Valdese di Lingua Italiana Zurigo, ci sembra di capire così, giusto? Abbiamo avuto occasione di mettere in calendario 2 iniziative per questo periodo del creato di settembre. Di cui più che altro abbiamo pensato che potrebbero servire ai bambini, cioè erano mirato alla nostra appartenenza più giovane, invece poi sono risultate molto intergenerazionali. La prima iniziativa è stata l'invito di un centro di riciclaggio qui vicino al confine con la Germania, Klingnau. Il centro Heffelbrügge di riciclaggio e semplicemente arriva tutto l'immondizia da riciclare a loro e quindi loro lo raccolgono e poi lo smistano e lo avviano al riutilizzo, ed è stato affascinante di vedere che cosa sono le sfide con cui hanno da combattere e che cosa tutto arriva e che cosa può partire anche di nuovo da loro. Allora, una delle grandi sfide che hanno, e questo credo che serva a serve a tutti noi per poter fare bene la raccolta, è che la raccolta non è pulita, cioè che nel vetro si trova altro, che eccetera, eccetera. Addirittura ci ha raccontato di un caso quando la plastica che arriva a loro viene pressata ad un certo punto, pressato per poter essere trasportato altrove e riutilizzato. Allora in questo processo di addensamento è successa una cosa, che qualcuno aveva evidentemente buttato nella raccolta della plastica una piccola pila a bottone. Quindi una cosa che non si vede, una cosa che ci succede forse anche a noi, io spero che non mi sia mai successo. Comunque pressando questa si è spaccata e uscendo poi i liquidi, dopo 1 giorno e mezzo addirittura, si è sviluppato un incendio che gli ha praticamente distrutto tutto un capannone del loro centro di riciclaggio. Quindi attenzione a come ricicliamo, perché poi potrà avere delle conseguenze. La cosa che mi ha anche stupito molto è che molto dello smistamento viene fatto a mano, quindi vedono per esempio la plastica che passa e lo devono smistare a mano molte molte cose, quindi duro lavoro effettivamente. Però lavoro che serve molto, perché molto della plastica può essere riutilizzato, in particolare quando lo si può dividere bene. E quindi può, per esempio, ci ha raccontato che le bottiglie
tendono, cioè la plastica delle bottiglie si tende a fare di nuovo le stesse bottiglie da questa e così sì, di riutilizzare insomma i prodotti che noi buttiamo. L'altra iniziativa a cui avete partecipato invece è stato il Clean Up Day, questo più recente, insomma, avete aderito a questa giornata di pulizia in varie zone Sì. della Svizzera. Cosa avete fatto come chiesa? In realtà il Clean Up Day è un giorno mondiale che ha avuto inizio dal 2008, credo, se ho letto bene, dall'Estonia addirittura, dove un piccolo gruppo di persone si è proposto di dare una pulizia al paese. Cioè comunque una pulizia vera, no? Nel senso Certo, non certo. simbolica. Noi abbiamo cercato di trovare immondizia in Svizzera, che è già, È già voglio dire, una difficile. sfida, però certamente a Centocelle avremmo avuto più soddisfazione. Anche qui abbiamo comunque raccolto parecchi sacchetti, abbiamo collaborato con altre chiese insieme, quindi siamo andati per tutto un quartiere. E abbiamo raccolto quello che non era già raccolto, quindi cicche, tantissime cicche da tutte le parti, tappi di bottiglia, quindi piuttosto rifiuti piccoli, direi. Poi abbiamo anche trovato qualche lattina, ovviamente, e qualche bottiglia in giro, ma non tantissimo, insomma. La cosa, il nostro proposito era di sensibilizzare i nostri bambini, ma poi eravamo molto intergenerazionali, c'era tutto da 10 anni fino a 75 e ci siamo sensibilizzati noi per cercare di non buttare le cose, non solo non per strada, ma in generale di non usare e buttare, usare e Certo. buttare. Questo è il grande cruccio della nostra società di consumo. Certo, tu hai accennato prima a Centocelle, perché tu prima eri pastore appunto a Roma, noi siamo stati a Roma virtualmente fino a pochi minuti fa e noi ci facciamo l'idea appunto che tra la Svizzera e l'Italia ci sia un abisso in termini di coscienza ambientale, di pratiche, di riciclo. Tu che hai visto un po' tutte e due le esperienze, che cosa ci puoi dire? C'è una differenza così grande? Qual è la differenza principale o ci sono anche, diciamo, delle similitudini? Ma io devo dire che ho trovato molta sensibilità ovunque, cioè, nel senso, cioè nelle nostre chiese, ho trovato grande sensibilità a Roma, abbiamo fatto tanti progetti, ho trovato sensibilità qui in Svizzera, credo che la differenza sia che qui ci sono più mezzi a disposizione e quindi gli interventi che possono fare qua sono sostenuti da più mezzi e quindi forse più incisivi, ma io non lo so sull'incisività perché non, come sempre, no? Cioè, il nostro piccolo che riusciamo a fare non salva il mondo, questo lo sappiamo. E quindi si tratta di creare una diffusione dell'idea e della preoccupazione e della cura che abbiamo per queste cose. E questo lo si può fare tanto, e questo si fa tanto a Roma, quanto lo si fa in Svizzera. Certo che fa piacere di avere poi una chiesa, qui la chiesa sono tante chiese, no? E quindi di avere una delibera delle chiese di Zurigo dove si delibera che entro il 2025 devono tutte aver cominciate la pratica per raggiungere il Gallo Verde, il certificato del Gallo Verde. E questo ovviamente mette un moto sia all'amministrazione, sia a quelli che si occupano degli immobili, sia ai teologi che è notevole e fa bene alle chiese. Nella nostra chiesa, che è la Zwingli Kirche, per esempio, è previsto, hanno adesso concluso le tribolazioni di esplorazione,
ed è quindi stato deciso che dall'anno prossimo sarà riscaldato geotermicamente. Quindi ci sarà un grande accesso a adesso non so quanti metri sottoterra, da cui viene poi riscaldato l'acqua che va nei tubi del riscaldamento. Hai anticipato una mia curiosità, Herbert. Volevo giusto chiederti se, appunto, come chiesa avevate avviato questo percorso per Gallo Verde, Chiesa Verde, insomma, e quindi sì, ci confermi che il percorso è avviato anche per la Chiesa Evangelica Valdese di Zurigo. Sì, confermo, abbiamo lavorato tanto a delle Schöpfungsleitlinien, a delle linee guida di principio, quindi di base teologica su come procedere, un processo molto lungo che poi è sfociato in una dichiarazione piccolissima in realtà, molto densa, che però dichiara appunto che non c'è possibilità per le chiese di ignorare questo argomento e di dover cercare di dare la propria responsabilità, far seguire questa responsabilità alle sollecitudini come il cambiamento climatico, la diminuzione della biodiversità, eccetera, tutte queste cose che sappiamo. Bene, grazie Herbert per essere stato con noi. Noi ti salutiamo, salutiamo anche gli amici e le amiche della Chiesa Evangelica Valdese di Zurigo, dall'Italia, insomma, l'augurio di un buon proseguimento in questo anno di attività che sta per aprirsi e ci risentiremo magari più in là per altri commenti, altre spiegazioni, altri approfondimenti rispetto a cose che portate avanti. Volentieri, grazie mille anche della vostra sensibilità su questi argomenti, importantissimo. Buon lavoro. Grazie mille. Alla Ciao, alla prossima. prossima. Grazie, arrivederci.